Care amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati. Dopo un weekend abbastanza, diciamo, intenso, la settimana è ricominciata lunedì e, bando alle ciance, passiamo alla descrizione del tredicesimo principio del Transcending. Il fascino dell'anima. Di che cosa parla questo principio? Questo principio, Zeeland, in questo, diciamo, nell'esposizione di questo principio, Zeeland affronta, diciamo, il segreto delle personalità carismatiche e affascinanti. Qual è il segreto per l'appunto delle personalità carismatiche e affascinanti? Sono persone che si sono tolte innanzitutto dalla testa tutte le diapositive negative e le hanno sostituite con diapositive positive. Il fascino è, secondo Zeeland, l'amore reciproco è corrisposto tra l'anima e la ragione. Una personalità affascinante, per esempio, si trova in uno stato continuo di festa dell'anima, dice Zeeland. Si diverte nel percorso della sua vita e si bea, diciamo, del proprio amore. Senza però, attenzione, cadere nel narcisismo, cosa che va assolutamente evitata. Questa sensazione di festa dell'anima viene percepita da tutte le altre persone, dalle persone che circondano questo tipo di personalità. E di persone così, ce ne sono ben poche, ma anche voi potete entrare a far parte di questa schiera. Basterà rivolgersi alla propria anima, amarsi e mettersi in cammino verso il proprio fine. Così facendo, non solo cambieranno le qualità, diciamo, personali, ma anche addirittura l'aspetto fisico, le qualità fisiche. Il corpo diventerà più attraente, il viso si farà più dolce e il sorriso più ammaliante. Questo è quello che sostiene Zeeland. Beh, io devo dire che questo principio di oggi, come sempre, casca proprio a fagiolo. Perché, guardate, è veramente strano. Io ogni giorno, quando, diciamo, prima do un'occhiata al testo di Zeeland e guardo un po' il principio che sto per esporvi, mi rendo conto che quasi quasi sembra fatto apposta per me in quel momento. Cioè, non so come è ammaliante questo sorriso, boh, vedete voi, non lo so. Lui poi, Zeeland, continua in una specie di interpretazione di questo principio, perché dovete sapere che sul libro il corso di Transurfing in 78 giorni, corso pratico di gestione della realtà, ogni capitolo è diviso in due parti: la dichiarazione, che è quella che spesso io vi espongo, e poi c'è un'interpretazione da parte di Zeeland. A volte io mi attengo a questa sua interpretazione, a volte ne do una mia, però l'importante è, diciamo, il principio in sé. E lui, per esempio, continua dicendo che il segreto della bellezza si trova proprio nell'unità tra anima e ragione. Perché quando una persona è soddisfatta di se stessa, si ama e si occupa delle attività che ama, che predilige, emana una specie di luce interiore che attrae, perché vive
praticamente in conformità del proprio credo personale. Ed è purtroppo proprio questo che manca a molta gente, ed è per questo che persone del genere sono molto rare e attraggono tutti gli altri come la luce attrae le falene, dice Zeland. Ecco, io che cosa posso dire? Quando se riuscite a mettere in pratica questo principio, quando noterete che le persone vengono in qualche maniera attratte da voi, dovete, diciamo, come dire, non dimenticarvi, no, non dovete dimenticarvi di constatare questo fatto. Perché? Perché questa constatazione, sostiene Zeland, serve alla ragione, che è sempre, diciamo, pronta a dubitare. Perché cosa pensa la ragione? Possibile che io sia capace di tanto? E quel dubbio uccide, diciamo, la certezza dell'anima. Ecco, quindi praticamente stavo dicendo che io ogni volta che espongo un principio sembra quasi fatto apposta per me in quel dato momento, non so, per, diciamo, perché magari ho dei momenti un po' così di sbandamento, ma leggendo questi principi ritrovo, diciamo, la mia coordinazione e riprendo il percorso insieme a voi. Il fascino dell'anima, devo dire che mi ha colpito particolarmente. Ecco, questo è un altro principio tra quelli che abbiamo visto oggi, un altro principio secondo me importante, ma sono convinto anche veritiero. A questo punto, ancora una volta, mi separo da voi vi mando un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore. Ci provo col mio sorriso ammaliante ad affascinarvi per dirvi di continuare a iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, di commentare i miei video e di condividerli con tutti i vostri contatti. E quindi che stavo dicendo? No, se vi mando un abbraccio dal profondo del mio cuore e vi do appuntamento sul prossimo video.